Inter-Juve guida si presenta così, scandalo a Madrid, Simeone allucinante. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mancano pochi giorni alla partita per eccellenza, la partita tra Inter e Juventus. Naturalmente Rocchi ha pensato immediatamente di mandare uno dei suoi uomini di fiducia. Attenzione, perché è un uomo di cui Marotta si lamentò in passato e andremo a vedere anche una puntata abbastanza lunga di un giornalista, il giornalista per eccellenza Criscitiello, che toccò proprio questo argomento. Gli toccò parlare con Conte e andiamo a sentire, perché anche Conte, che adesso sappiamo non è più quel criminale che allenava la Juventus, si lamentò ai tempi proprio di quest'arbitro, perché Guida è quello che non se la sentì. Andremo a vedere questo video, mettetevi comodi perché questo contenuto durerà un po', quindi sedetevi, prendetevi una bella tazza di caffè e godetevi questo contenuto, perché andremo a vedere e a scoprire chi è Guida e come mai arbitra la Juventus, anche se proprio Don Beppino disse: quando arbitra la Juve questo va in difficoltà. E forse anche questo è il motivo per cui adesso il presidente della squadra di Cittallaggiù lo ha fortemente voluto, accontentato dal designatore degli arbitri Rocchi, che dimentica il passato per poter accontentare gli amici. Sappiamo come funziona ormai il modus operandi del calcio italiano, per questo come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo video. Aspettate la fine per commentare con il vostro pensiero. Sono curioso di sentire che cosa direte anche dopo aver visto questa puntata di Criscitiello, dove si trattava il discorso ma dove si sottolineava una cosa: che, attenzione, un episodio non decide un campionato, e tu Antonio Conte lo sai bene, almeno così ci dicevano per quel che riguarda quello che andremo a vedere. Ma chi è Guida? Che precedenti ha Guida? E come mai Guida viene messo ad arbitrare il derby d'Italia, così come lo chiamano a Cittallaggiù, mentre c'è stato qualche altro arbitro che per un cartellino giallo non dato è stato allontanato dai campi che contavano, almeno dalle partite che contavano. Condividiamo questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Senza perdere altro tempo, l'arbitro del prossimo derby d'Italia, lo scrive Tutto Sport, travolto dalle critiche per un rigore concesso a Lille nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Peccato che la palla con le mani l'aveva toccato proprio il giocatore del Lille, e nonostante ciò hanno dato il calcio di rigore contro Simeone. Simeone, che giustamente non è Motta, non è nemmeno Allegri, si lamenta e si fa sentire. Quindi questo arbitro non è sereno e diciamo che non è nemmeno così in gamba come ce lo vogliono raccontare. E i precedenti con la Juventus, visto che Rocchi si fida di lui e lo manda senza se e senza ma ad arbitrare la partita che potrebbe, attenzione, sancire per il momento il sorpasso della Juventus qualora questa vincesse, o addirittura diciamo un allontanamento abbastanza pesantuccio qualora dovesse vincere l'Inter, cosa molto molto possibile, nonché quasi certa, visto comunque tutte le forze che si stanno muovendo a favore di questo risultato. E allora, che cosa possiamo aspettarci se Guida è quello che non se la sente, ma nonostante ciò è sempre messo lì? Ricordiamo, anche Don Beppino si lamentò. Vi ricordate, prima di tornare al passato e di capire anche come venivano trattati alcuni argomenti, vi ricordate Guida cosa fece nell'ultimo incontro, scontro tra Juventus e Inter, perché quella volta si giocò a Torino, sul risultato di 1-0 per la Juve? Ci fu questo scontro amichevole dove però l'arbitro decise che non è fallo, e da questo scontro qua praticamente sono andati a fare un contropiede e hanno pareggiato la partita, mentre Ken contro il Verona, per un tocco lieve, lieve, lieve sul viso e la spalla, il giocatore rimane a terra, guarda tutta l'azione, dopo che vede la palla entrare si lancia per terra nuovamente sotto gli occhi del guardaline e del VAR, che non si accorge che stava, diciamo, simulando un pochettino.
Rivanno a vedere l'azione e annullano il gol. Per quel che riguarda la Juventus, naturalmente non funziona il regolamento perché si deve portare avanti il protocollo. Lo stesso protocollo che hanno sempre portato avanti i media con i loro racconti nei loro salotti televisivi. Andiamocelo a vedere, mettetevi comodi, ragazzi, e poi alla fine mi dite che cosa ne pensate. È già pronto, lo vedo alle mie spalle, Antonio Conte con Alessandro Alciato. Buonasera Conte, Alessandro. Partiamo ovviamente dal finale, partiamo da quel vergogna urlato rientrando negli spogliatoi. Ci spiega dal suo punto di vista proprio perché è stata una vergogna questa sera. Io penso che ci sia poco da spiegare. Penso che tutti quanti abbiano visto la gara, abbiano visto determinati episodi e non è la prima volta perché da un po' che usiamo il buon tono, usiamo il fair play, diciamo no, poi quando ci capita a favore nostro ci auguriamo che non ci sia rissa mediatica. Oggi penso che così siamo andati un po' oltre alcune situazioni. Accetto che mi si dica non ho visto, ho sbagliato, non che non me lo sono sentito. Questo non lo accetto. Prima di continuare ci terrei a sottolineare una cosa. Questo video appartiene a Lello che ha 23 iscritti, ma che ha fatto comunque tantissime visualizzazioni, giusto che cito il canale. Un'altra cosa che devo citare è la data, perché questo episodio appartiene a 11 anni fa, quindi sono già un po' di anni che succedono determinate cose. Un po' di anni che si usa sempre lo stesso metro, lo stesso peso e la stessa misura. Ma non per gli stessi episodi, solo quando riguarda la squadra di Torino. Quindi continuiamo a vedere questo video che durerà un po'. Vi rinvito a bervi una tazza di caffè con calma e comodi nel vostro divanetto e godervi questo contenuto che vi farà capire tanto di come mai Rocchi ha scelto proprio l'arbitro. Non accetto perché mi dispiace, questo non è calcio. Se io mi devo sentire dire l'assistente dare il rigore, ha visto e gli ha dato il rigore, il quarto uomo ha detto che era rigore, non può dire non me la sono sentita, mi dispiace. Non è calcio, non è calcio questo. Se questo è il calcio bisogna fare una Mi ha gara detto non me la sono professionale. sentita l'arbitro. Guida quindi, alla fine, l'ha detto, quando lei si è avvicinata a Guida. Sì, ha detto non me la sono sentita, questo non è calcio, mi dispiace. È inevitabile che se io ascolto determinate cose, un vergogna mi sembra un minimo, il minimo che io possa dire, anche perché, ripeto, noi lavoriamo tutta la settimana e vogliamo sempre che ci sia equità. Accetto, avrei accettato il fatto che avesse detto mi dispiace, non l'ho visto, ho sbagliato. Ma secondo Non lo lei è sono così? sentito perché c'era l'assistente d'aria che gli ha detto che era rigore, il problema è questo. Questo secondo lei anche riguardando Quindi, le cose forse un forti? po' forte, Rigore al forse, 100% cioè, perché anche se lei sta lei. parlando di una specie di sudditanza psicologica, al contrario, però, se c'è stata. Perché già l'anno scorso ci siamo permessi noi. La sudditanza psicologica al contrario, attenzione, perché la sudditanza psicologica ci sta se parliamo della Juventus. La sudditanza psicologica al contrario, cioè vuol dire che adesso non hanno più paura di voi e quindi vanno contro di voi? Perché noi quando pensiamo alla sudditanza psicologica pensiamo a tutti i favori che facevano gli arbitri alla Juventus perché naturalmente dovevano farli. Quindi è al contrario. E l'altro, tra l'altro, il bello di Criscitiello che ai tempi era a Sky e racconta: ma sei sicuro che per te quello è 100% rigore? No, io non sono sicuro, però il regolamento scrive questo ed è la risposta che gli dà Conte. Bellissimo vedere questo contenuto a distanza di 11 anni che sembra fatto ieri. Di dire qualcosa a Parma, ha detto no, tutti si possono lamentare, la Juve no, non ci lamentiamo, io penso che oggi tutti quanti abbiano visto quello che c'era da vedere, il rigore su Pucci, su Pogba, tante situazioni particolari, 3 minuti di recupero con tutte le situazioni di gioco ferme, sono state. Ripeto, siamo esseri umani, possiamo sbagliare tutti, però bisogna prendersi le responsabilità. Romeo quindi aveva detto che era rigore, che questa è la parte mancante, il passaggio mancante. Sì. Antonio, io lo so Ma era come. rigore. A Bruno Cieco vedeva una cosa talmente lampante, li ha visto tutti, No, cioè, poteva le dico sinceramente, Conte, abbiamo detto che la strarigore
la trattenuta su Vucic nel secondo tempo. Abbiamo aggiunto anche a Nord di Cronaca che c'era un rigore per un fallo di mano di Vucic, sempre nel primo. Sull'episodio finale al 48esimo abbiamo discusso. Ballardini poco fa da noi ha detto non è rigore perché è un fallo di mano involontario. Marocchi diceva che rigore c'è netto. Scusate. Sì. No, per dire sinceramente quello di cui stiamo parlando. Non stare attaccato al corpo, non. Ecco, e allora non c'è da parlare, non c'è da dire niente, perché c'è un regolamento. Le braccia sono scomposte, quindi le braccia stanno in aria, le braccia prendono il pallone, quindi che stiamo parlando? Allora, se vogliamo far passare poi, come si dice, l'asso per la figura, un altro discorso, però stiamo, cioè, lasciamo stare. Io avrei preferito che mi avessero detto, ho sbagliato, non l'ho vista, ero coperto. Però non me lo poteva dire perché Romeo mi ha detto che era rigore, il problema è quello. Allora non me la sono sentita, onestamente non l'accetto, mi dispiace poi che Guido sicuramente è uno tra i migliori arbitri, tra i più giovani, mi dispiace. Guida, non me la sono sentita, quindi al 94esimo di dare il calcio di rigore a favore della Juventus che poi l'avrebbe portato alla vittoria, o magari no, però intanto dai il calcio di rigore. E non se l'è sentita, però... è sempre lì, arbitra sempre. E pensate, l'anno scorso ha arbitrato il derby, che poi giustamente non se l'è sentita di fischiare quel fallo su Chiesa, l'Inter fa il contropiede e pareggia la partita. Stranamente la Juventus ha già 5 volte in 5 anni hanno utilizzato proprio il tornare indietro per rivedere l'azione fino all'inizio, al calcio d'inizio, per vedere se c'era qualcosa da poter tirar fuori per annullare il gol. Invece per quel che riguarda l'Inter, giustamente, non se l'è sentita Guida, che non se le sentiva nemmeno prima, e chissà come si sentirà domenica ad arbitrare la partita. Però da allenatore e da uomo di calcio non l'accetto che mi si dica non me la sono sentita. Sì, ciao Antonio, sono Cristian. Io sai che cerco sempre di essere onesto e sincero. È diventato difficile per tutti, perché... tu ogni domenica vedi fischiare dei rigori, molte volte c'è chi dice che non è, c'è chi dice che è. C'è chi dice che c'è la volontarietà, in questo caso qua non c'è volontarietà perché lui va in scivolata, poi chiaramente allarga le braccia, aspetta fammi finire, allarga le braccia, gli finisce sul braccio. Prima giustamente se tu mi dici così io ti dico è rigore Antonio, viene Ballardini e ti dice non è volontario, non puoi dargli torto. Non è che noi dobbiamo fare i democristiani, vieni tu, ti do ragione, viene l'altro e gli do ragione, perché alla fine a me... me ne frega, cioè tu hai ragione che quello è calcio di rigore, ma ha ragione anche l'altro che dice che è involontario, almeno che non ci sia proprio una regola che dica che l'involontarietà non c'è. E allora andiamo a sentire cosa diceva. Voi subite uno svantaggio qua, assolutamente, questo è quell'analisi che ti faccio, poi tu puoi ridere, fare io. Ma c'è un regolamento, non è questione di dire involontario o non involontario, capisci? C'è un regolamento. Il regolamento dice che le braccia devono stare attaccate al corpo. Se tu fai le braccia ce le alte e comunque fai volume, quello è rigore. C'è un regolamento. Vedi, è qui che mi cade Antonio Conte. È qui che mi cade. Perché Antonio continuava a battere sul regolamento. C'è un regolamento. Ma si deve seguire il protocollo. E il protocollo dice che se tu tiri una palla a 30 cm sulla gamba di De Ligt e poi rimbalza sul braccio, solo perché si chiama De Ligt, diventa un giocatore di palla a mano. E allora il rigore si deve dare. Dipende sempre da come te la racconto. E andiamo avanti perché ce la raccontano in una maniera incredibile. Se sei arrivato fino a qua, sei un supereroe. Se hai dimenticato di mettere un bel like, fallo, ricordando che è totalmente gratuito. Se vogliamo cambiare regolamento, puoi cambiare il regolamento. No, Braschi ha detto così, Antonio. Che si dica che no, che sto dicendo che Ballardini dice che è involontario, voi dite che ha ragione. No, mi dispiace, non ha ragione. Ripeto, questa. No, Antonio, la regola giusta dice che è solo quando allarghi il braccio ed è volontario il rigore. Però Braschi effettivamente ha detto. Ce l'ha alta. No, Braschi ha detto effettivamente che basta solo allargare, involontario il calcio di rigore. Quindi la regola la sai. Ah, canzone sai, è che ho un lavo cantare. Bravo, bravo, bravo. Ho ragione a te in questo caso qua. Però se dice, se il regolamento scritto... Perciò sto dicendo, Cristian. Sì, prego, prego. Antonio, cioè, non può dire che è involontario, capisci? Ma non può dire involontario. Anche oggi Collina ha detto, bisogna fare chiarezza. Scusami, Antonio. Anche Collina ha detto, bisogna fare chiarezza sul fallo di mano. Ti ricordi che Collina diceva,
quando rimbalza su una gamba e poi su un braccio. Ma diceva... qui non c'è da fare nessuna chiarezza, qui c'è un rigore sacrosanto, appunto e basta. Cioè, di che stiamo parlando? Volete veramente cambiare le gambe? Collina, ricordiamo il famoso arbitro che diventa famoso proprio per aver fatto giocare la partita che decide il campionato tra Juventus e Perugia nell'acquazzone, anche diciamo sorvolando a quello che dice il regolamento, che c'era un tot di tempo di attesa, dopodiché si deve rinviare la partita, ma lì non si poteva rinviare. Poi si scopre che era un simpatizzante della Lazio, Lazio che tra l'altro vinse quell'anno il campionato. Ma al di là della Lazio, anche ci fosse stato il Canicattì, l'importante è che non vince la Juventus. Questo è ormai il volere popolare che è stato creato dai media e che va avanti già dai tempi dei tempi dei tempi. Attenta ora, qui c'è un rigore sacrosanto visto dal quarto uomo e che l'arbitro ha detto non me la sono sentita. Ma scusate, io questo non accetto. Posso accettare, mi si dica, il quarto uomo e l'arbitro non hanno visto, ok, un errore umano, perfetto. Ma non quella, la dinamica comandata. Allora perché abbiamo messo i giudici d'aria? Fatemi capire. Ci sono sei arbitri e non riusciamo a vedere una cosa del genere? Ricordiamo che non c'era il VAR a quei tempi, ma c'era il giudice d'aria. È bello, come vedremo, che il giudice d'aria dice all'arbitro inizialmente una cosa, ma poi cambia idea anche lui. Ed è incredibile, perché lui è quello che si trova davanti all'azione, che la vede meglio di tutti. Però non c'è stato nessuno scandalo lì. Addirittura la Juventus è stata pure tartassata dai media, perché come ti permetti di lamentarti tu? Ma come 11 anni fa, ragazzi, 11 anni. Ma come ti permetti di lamentarti tu? Quello che sentiamo dire ancora adesso. Ma come ti permetti di lamentarti tu? E ai tempi di Calciopoli? Ma come ti permetti di lamentarti tu? Però sono cose che continuano a succedere. Ma noi non ci dobbiamo lamentare, perché noi abbiamo lo stile Juventus. Dobbiamo prenderle come gli interisti e fare silenzio. Questo dobbiamo fare. Però appena loro hanno un episodio che non gli arba, come avrebbe detto il buon Allegri, ecco che succede il putiferio. Ormai lo sappiamo. Allora chi è che decide? Decide l'arbitro? E allora che li mettiamo a fare con i giudici d'aria? Ma scusate, ma di che stiamo parlando? E ripeto, l'errore ci può essere, non accetto che mi si dica non me la sono sentita, mi dispiace, questo non è calcio, questo non è calcio, non è calcio. Senti, è di sport, non mi dispiace. Antonio, l'anno scorso hai vinto un campionato al di là degli arbitri. Quest'anno, adesso, in questa partita... Chiaro, che sia chiaro, a me non interessa. Non interessa l'arbitro, io oggi non so... Cioè, a me non interessa, capito? A me non mi si deve né a dire non me la sono sentita, perché se c'è qualcosa da fischiare o devi fischiare. Qua arriva l'arte di spostare il focus da parte degli ospiti di Sky, che ormai sappiamo come DAZN, come tutti... Quelli che vivono nei salotti televisivi sportivi, si cerca di spostare il focus. Quindi va bene, dai, l'anno scorso però tu hai vinto il campionato e già si parte da lì per farvi capire come vengono trattati gli episodi. Vi ricordate il pugno gomitata di Douglas Luiz? Ancora adesso se ne parla, dalla settimana scorsa. Nonostante abbiamo mostrato le immagini chiare del motivo per cui lui allontana il calciatore stizzito, perché c'era lo step on foot, che dal regolamento lo dice Rocky, ma noi è inutile che lo diciamo. Quello puoi sbagliare a fischiare in a favore o contro, ma non accetto che mi si dica non me la sono sentita. Cioè, però bene, Antonio, ma che modo è? Ma fatemi capire. Antonio, ma c'è da dire, guarda, lasciate stare, lascio il panettino, me ne vado. Questa è la verità. No, dai. C'è da dire, lasciate stare, questo non è più sport. Antonio, 11 anni fa. Tu domani tanto incontri i giocatori, fate allenamento perché dovete rigiocare, eccetera, gli dirai che hai ritrovato la tua squadra, che tanto il campionato si vince giocando così, che è la squadra che ha rigiocato come tu devi giocare, quella è la cosa importante. Ma Giancarlo... Sentite adesso che cosa tira fuori Giancarlo, ragazzi, perché tu devi dire ai tuoi ragazzi, non che ti hanno rubato una partita, non ti devi lamentare, è il messaggio che deve passare sia da parte tua che da parte nostra, lì è fantastico. Ma stai tranquillo che io domani io analizzerò la partita come devo fare da allenatore, lasciando da parte gli episodi, e quindi ci saranno delle cose positive, ci saranno delle cose negative in cui farò delle sottolineature, è chiaro? Questo è il compito dell'allenatore, va bene? Però se poi devo andare a sentire alcune cose, ti ripeto, io non voglio più sentire queste cose. Però questo Antonio, se vogliono sbagliare che sbaglino e dicono non l'abbiamo visto, ma è un fatto che Piantone non
non ha digerito quello che è successo. Però rimarrà un fatto marginale, ma che non un fatto marginale che non inciderà sulla vittoria o meno del campionato. Cioè, questo lo sai benissimo che anche tu. Io ti capisco adesso. Rimarrà un episodio marginale che non deciderà la possibile vittoria del campionato. Però il cartellino giallo non dato a Pjanic, quello cazzo, scherzi, lo scudetto perso in hotel da parte del Napoli, quello no. Ma perché mi vuoi dire che il calcio di rigore che non hanno dato su Ronaldo, lo scontro Ronaldo-Giuliano, te lo ricordi? Ah, Juventino, non te lo ricordi, nel 97 noi ce lo ricordiamo bene. Aspetta, io non me lo ricordo, ma mi ricordo che c'era uno che si chiamava Recoba e giocava col passaporto falso. No, ma quello lì, ma che cosa vuol dire? Ma te lo ricordi tu il fallo da rigore? Da quel rigore lì, noi abbiamo perso il campionato. Da quel rigore che non ci hanno dato, avete rubato il campionato. Invece in questo caso che cosa ci dice? Magico, ti voglio bene. Ti amo perché rendi il mio lavoro sempre più bello. Intanto lo diciamo, intanto tiriamo sto rigore, poi magari lo tiriamo fuori. Intanto facciamo 3 punti. E andiamo a più 8 sulla Lazio e andiamo intanto a più 7 sul Napoli. Invece siamo adesso a più 6 sulla Lazio e il Napoli si vince, viene a meno 3. Questi sono numeri, è matematica. Chissà quanti errori ci saranno ancora da qui alla fine della stagione, noi ci auguriamo sempre che siano pro e contro, e quando sono a pro poi che non romperò le scatole. Eccolo qua, il punto dove vi volevo. Sei arrivato fino a qui e allora goditelo. Goditelo perché siamo arrivati al punto che volevo. Eccolo qua. Ecco il discorso che va avanti da una vita, è quello che porto avanti sul mio canale. Ma lei dice che sono stati soltanto contro per voi in questa fase della stagione? No, ci sono stati pro e contro. Il problema è che ogni volta che sono pro succede sempre. No, Antonio, se l'arbitro ti ha detto così, ha sicuramente sbagliato. Ha fatto un doppio errore, secondo me, se ha detto così. Però volevo chiederti una cosa a livello tattico. Mi auguro che non sia un pensiero comune questo, chiaro? Questo sì. Io mi auguro. Che non sia un pensiero comune, capito? Siamo pronti per la chiusura con la ciliegina sulla torta? Perché arriva immediatamente, giustamente, dobbiamo spostare il focus e... Posso farti una domanda? Un pensiero singolo. Hai voglia di parlare di tattica o posso fartela una domanda così ci tranquillizziamo un attimo? Hai voglia di parlare di tattica? L'hai capita? O te la devo spiegare?